Alberto. Ciao. Carte e monete, vero? Anche se le carte sono un po' rovinate, però va bene lo stesso. Tanto l'importante è che coprono le monete, giusto per creare un po' di mistero, così. Perché l'effetto è questo. E le monete viaggiano. Ciao. Fame. Spiegazione. Quattro monete e quattro carte, leggermente piegate. Si mostrano queste quattro carte e nel coprire le prime due monete, il pollice della mano sinistra ruba la moneta e la porta indietro. Quindi ora siamo così. Adesso mostriamo queste due monete, quindi mostriamo, e nel richiudere di nuovo il pollice contatta la moneta e la stessa cosa avviene nella destra, quindi nel coprire si rubano. Coprendo con questa parte della mano le monete, si va sulle altre due carte e la sinistra fa entrare la moneta. Stessa cosa per la destra. Si mostra la prima davanti e qui si fa attenzione a mostrare soltanto un pezzo della prima per non mostrare tutto il resto. Quindi si mostra così e nel chiudere la sinistra di nuovo ruba, si avvicina qua, la destra raggiunge questa qua davanti e facendo questo rumore si mostra come le monete sono passate da una parte all'altra.